qui con noi oggi Achille Occhetto, che è stato uno dei protagonisti della politica della seconda metà del Novecento. E siamo contenti che a conversare con lui ci sia Giuseppe Calzati, che è presidente in questo momento di questo Istituto di Storia Contemporanea Piero Amato Ferretta, ma che è stato a sua volta uno dei protagonisti della politica di quegli anni. Ci piacerebbe che l'eclissi della politica si concludesse rapidamente, l'eclissi delle sinistre si concludesse il più rapidamente possibile. Ringraziamo molto l'Istituto per l'ospitalità che ci dà ogni volta che presentiamo qualche libro. Perché lo facciamo? Diciamo che noi dell'ARCI ci sentiamo molto forte la responsabilità di animare la discussione sulla situazione delle sinistre e lo facciamo con il nostro impegno quotidiano. Abbiamo appena assunto una posizione sull'autonomia differenziata, lo faremo stasera che abbiamo una cena di sostegno per Mediterranea, lo abbiamo fatto partecipando alla manifestazione No CPR a Milano, a quella People del 2 di marzo, lo facciamo con la nostra presenza nelle reti territoriali, qui a Como per esempio, Como Senza Frontiere e nelle reti nazionali come la rete della Pace o rete Disarmo. E lo facciamo perché abbiamo appunto il nostro progetto politico e ci fa piacere offrire uno spazio che è uno spazio non neutrale. Nel senso che noi abbiamo presentato anche un film recentemente che si intitola Formiche Rosse e che parlava di altri protagonisti della politica della seconda metà del Novecento che come le Formiche Rosse continuano molto in solitudine il loro percorso e lo faremo questa sera con Achille Occhetto con la presentazione di questo libro e lo faremo il 13 di maggio perché sarà con noi Luciana Castellina che presenterà Amori Comunisti. Noi dell'ARCI abbiamo soci e soci che negli anni in cui Occhetto è stato segretario e ancora prima ai tempi del PC di Berlinguer erano iscritti al PC. E altri che sono stati iscritti anche al PDS, poi al DS, sono arrivati ora fino al PD. Però ci sono altri nostri soci, altre nostre socie che la scelta svolta della Bolognina non l'hanno condivisa e che quindi hanno fatto altre scelte politiche. Ci sono soci e socie che già in quel momento erano iscritti a altri partiti e ci sono soprattutto molte donne e molti uomini senza nessuna tessera. Però tutte queste persone sono comunque animate da una forte passione politica e sono molto attivi nel sociale e tutti sono interessati a contrastare l'onda nera che avanza qui in Italia, che avanza in Europa, che avanza purtroppo nel mondo. Tutti molto attenti e anche molto speranzosi che che da questa eclissi si esca al più presto. Io lascio subito la parola a Giuseppe Calzati che converserà con Achille Occhetto di questo libro che naturalmente vi invito ad acquistare, La lunga eclissi, passato e presente del dramma della sinistra, Sellerio Editore. Sì, buonasera. Allora, io ringrazio Occhetto, so perché è qui con noi, ma perché ha scritto un libro utile, cosa non frequente di questi tempi, utile perché contiene una riflessione sul piano storico e sul piano teorico che si intreccia con la testimonianza sua personale, la sua esperienza di dirigente politico, di esponente del Partito Comunista per lunghi anni.
un libro utile, un contributo importante per un dibattito che a sinistra sarebbe necessario avviare, cosa che invece sappiamo, vediamo, non avviene frequentemente. Anzi, la discussione appare sempre molto asfittica e molto concentrata sull'immediatezza e sulla necessità di dare delle risposte più o meno rapide ed efficaci dal punto di vista propagandistico, più che intraprendere uno sforzo di rielaborazione dei fondamenti teorici e politici che dovrebbero consentire alla sinistra nel suo insieme di uscire dall'impasse in cui si trova. Occhetto sottolinea nel libro che ha scelto di parlare di eclissi della sinistra e non di crollo della sinistra perché, e io sono su questo d'accordo, non si tratta di non siamo di fronte alla cancellazione della necessità e della possibilità dell'esistenza della sinistra, ma siamo di fronte a un cono d'ombra, a una sinistra che è infilata dentro una situazione nella quale per uscire ha bisogno di una, appunto, riflessione profonda dal punto di vista della propria esperienza storica e dell'elaborazione di un pensiero critico rispetto al presente. Certamente non è un crollo, ma quello che stiamo vivendo è un dramma, nel senso che questa sinistra italiana è una sinistra che comunque o non ha capito o non riesce comunque a entrare in sintonia con i processi profondi che avvengono dentro questa società e non riesce a dare una risposta e quindi non riesce ad apparire utile, necessaria a quanti dovrebbero e potrebbero ritrovarsi invece in un progetto di cambiamento e di costruzione di una società nuova. Ora è chiaro che l'intento di Occhetto è quello di affrontare il tema a partire dalle scelte che lui, come allora segretario del Partito Comunista e il gruppo dirigente che si raccoglieva intorno a lui, fecero appunto in quell'anno 1989, non meno drammatico del mitico 1956. E quindi in qualche modo il tema centrale, il bandolo della matassa, parte dalla questione della svolta impressa appunto nell'89 con il famoso discorso della Bolognina e con il processo che allora si avviò. Io credo che sia giusto quello che Occhetto dice, nel senso che è sbagliato attribuire a lui la responsabilità di avere avviato e portato a compimento il processo di liquidazione o di superamento del Partito Comunista, perché quella fu una scelta condivisa da una larga maggioranza dei militanti del Partito Comunista di allora, quasi il 70%, che si ritrovarono a sostenere la mozione appunto proposta da Occhetto. Io non appartenevo a quel 70%, ero, diciamo così, collocato su una posizione critica, però ero pienamente consapevole già allora del fatto che comunque il Partito Comunista apparentemente sembrava un partito in buona salute, ma in realtà era un partito che aveva non pochi problemi al fondo, sia sul terreno dei conti con la propria storia, con la storia del comunismo in generale, sia dal punto di vista dell'elaborazione di un pensiero critico adeguato ai cambiamenti che si stavano profilando sulla scena nazionale e internazionale. E quindi un cambiamento era necessario. Il punto, credo, di rottura con una parte, almeno quanti non si ritrovarono nella proposta avanzata dall'Occhetto della maggioranza del partito, non stava sul fatto di dover cambiare, ma su come, su quale strada imboccare, in che direzione muoversi, verso quali obiettivi ci si prefiggeva di operare un cambiamento di quel partito. Appunto, non solo dal punto di vista organizzativo, cosa in sé relativamente importante, quanto proprio dal punto di vista dell'elaborazione politica e teorica più complessiva. Credo che giustamente Occhetto in questo libro affronta e dà grande spazio
alle questioni di fondo, quelle diciamo così di spessore storico, quelle che riguardano il rapporto con una certa tradizione del comunismo che si è andata affermando dalla rivoluzione d'ottobre in poi, in modo particolare lo stalinismo e la teoria appunto proposta e imposta in qualche modo da Stalin dei due campi, della necessità per chiunque si trovasse a doversi muovere sulla scena politica di scegliere in quale campo stare, quindi in questo modo ridurre quella che era la grande spinta liberatoria dell'internazionalismo comunista a una questione di schieramento, sostegno di una politica di potenza, quella proposta da Stalin e dall'Unione Sovietica dell'epoca. E questa riflessione storica, secondo me, vale ancora oggi, cioè è un terreno sul quale il confronto è necessario per cogliere appunto quegli elementi che dentro quella questione, quel groviglio di questioni legate alla storia del comunismo internazionale, hanno portato poi il Partito Comunista, anche in anni lontani da quell'esperienza dello stalinismo, a mantenere comunque quel rapporto, quella collocazione in un campo internazionale particolare che ha fortemente limitato e in qualche modo condizionato anche le sue scelte politiche. In questo senso io credo che Occhetto abbia avuto ragione nel proporre e nel portare avanti una scelta di rottura appunto con quella tradizione, perché era lì il punto vero critico. Poi sulle altre questioni appunto la discussione può essere aperta. A me colpisce il fatto che, andando a quelle giornate convulse successive al discorso della Bolognina, poi alla riunione della direzione e così via, colpisce il fatto che ad esempio un partito come il Partito Comunista riunisse il suo organismo massimo, il Comitato Centrale, per ben 5 giorni per discutere di quella proposta. Oggi bastano 2 tweet, un post su Facebook, un comunicato stampa e la discussione è già liquidata e si passa ad altro. Lì per 5 giorni personalità di rilievo della politica nazionale che avevano alle spalle una storia decennale di lotte, di battaglie, che rappresentavano pezzi importantissimi della società italiana, pensiamo personaggi come Bruno Trentin, Luciano Lama, per non parlare dei dirigenti del partito, ma comunque per 5 giorni discussero animatamente, si divisero, e io credo che quella sia forse l'ultima, una delle pochissime occasioni in cui ci fu veramente una riflessione collettiva di un organismo, di un cervello collettivo che in qualche modo cercava di riflettere sui problemi, cercava di trovare delle vie, delle soluzioni. Ora, poi quella soluzione che si è trovata, appunto, ad alcuni andava bene, ad altri andava meno bene, Occhetto stesso parla di, se non di fallimento, certamente di limiti che la svolta ha avuto e del fatto che le premesse che dentro la svolta erano contenute poi non si sono tutte realizzate come lui stesso probabilmente prospettava. Il documento fondativo del Partito Democratico della Sinistra, la dichiarazione di intenti, in realtà fu un documento che passò assolutamente sotto traccia, nel senso che non fu il vero oggetto di discussione. E purtroppo devo dire, devo riconoscere autocriticamente, per chi allora era diciamo su posizioni critiche rispetto alla proposta di Occhetto, che l'errore fu quello di proporre comunque un congresso straordinario che si risolse in una sorta di referendum sul nome del partito, impedendo che la discussione avvenisse invece nel merito delle cose che erano, diciamo così, proposte e su cui ci si poteva giustamente anche dividere, ma entrando appunto e affrontando quei nodi, quelle questioni anche di fondo, di carattere storico e teorico, che il libro di Occhetto oggi ripropone. Non aver fatto diciamo una discussione di massa su quelle questioni, avere alla fine concentrato tutta l'attenzione sulla questione del nome, ha finito per ingenerare 2 equivoci di fondo. Da una parte, chi era contrario vedeva in quella, diciamo, in quel cambio del nome la liquidazione di una storia e quindi
la rifiutava perché la vedeva come appunto un atto di suicidio in qualche modo. E dall'altra parte, una buona parte di coloro che erano d'accordo con la proposta di Occhetto vedevano in quello semplicemente un escamotage per non affrontare i nodi veri. Quindi cambiamo il nome, ma poi tutto sommato il partito è questo, resta questo. I vizi, i difetti del vecchio Partito Comunista sono rimasti nel nuovo Partito Democratico della Sinistra e si sono, se vogliamo, addirittura accentuati per certi aspetti col passare del tempo. Mi ha colpito una frase che è contenuta nel libro a un certo punto, quando Occhetto dice: meglio perdere con le proprie idee che governare con quelle degli altri. Ed è questa una critica, credo, di fondo anche al modo con cui negli ultimi anni, in modo particolare, questo assillo della vittoria, del vincere a tutti i costi, a prescindere dal fatto che si sia poi capaci effettivamente di operare quei cambiamenti che sono necessari, è diventata la cifra distintiva di qualunque iniziativa politica a sinistra, cioè l'assillo, l'ansia di arrivare comunque a un risultato positivo senza poi fare i conti con l'effettiva capacità di affrontare e risolvere le questioni che sono di fronte. C'è un punto però che io non ho trovato nel libro di Occhetto, a proposito dell'89. L'89 non è solo l'anno del crollo del muro di Berlino, è anche l'anno della strage di Piazza Tiananmen a Berlino. Cioè l'anno in cui nel giugno del 1989 avviene qualcosa che avrebbe potuto, secondo me, avrebbe dovuto richiamarci tutti quanti a una riflessione seria sui limiti estremi a cui era giunta l'esperienza del socialismo reale. Lì si era manifestata una, diciamo così, una faccia del comunismo che noi pensavamo fosse stata del tutto superata, diciamo così, dopo le esperienze drammatiche del 56 ungherese, di Praga nel 68 e così via, ma che invece è ritornata quella faccia appunto di un comunismo autoritario e violento che nega libertà fondamentali e uccide quasi simbolicamente le nuove generazioni, i propri figli, in nome di una conservazione assoluta del potere del partito sulla società. Io credo che quello sia stato un momento che forse abbiamo perso nella riflessione intorno a quel nodo lì del rapporto tra libertà e uguaglianza, tra democrazia e socialismo, tra appunto l'esperienza, però appunto è un'osservazione che io pongo anche chiedendo a Occhetto ovviamente che cosa ne pensa, se è una mia impressione sbagliata, ma credo che quello fosse un passaggio che secondo me meritava di essere ricordato, perché è dentro un processo che ha visto il Partito Comunista solo molto lentamente e con grandi difficoltà fuoriuscire appunto da un alveo storico quale quello del comunismo internazionale. Io ricordo che nel 1969 intervenni al congresso della Federazione di Milano del Partito Comunista, allora ero il segretario della FIGC di Milano, e a concludere il congresso c'era Giorgio Mendola. Io intervenni, e ovviamente con l'ingenuità 69, tutto quello che potete immaginare, parlai del maggio francese e parlai di quello come del mese che doveva essere il punto di riferimento delle nuove generazioni e del comunismo in Italia e così via. A Mendola fece un intervento conclusivo e mi bacchettò duramente, ricordando ai compagni che i comunisti avevano un solo mese come riferimento, che era quello l'ottobre bolscevico, non certo il maggio francese. Ora, che la destra del Partito Comunista fosse la più convinta e più coerentemente dentro la tradizione dell'appartenenza al campo comunista internazionale è, credo, un dato di fatto, che spiega poi anche certe torsioni che l'applicazione della svolta ha avuto anche nel partito negli anni successivi, all'89 e 91. E questo secondo me è un elemento che forse varrebbe la pena riprendere, riconsiderare, perché è un elemento
che spiega anche le difficoltà che un personaggio come Berlinguer, che pure aveva autorevolezza, carisma e così via, incontrò nel compiere quei passi. Non è a caso che l'affermazione sull'esaurirsi, l'esaurimento della spinta propulsiva dell'elezione d'ottobre la fece in televisione, non certo in un organismo del partito, perché probabilmente sarebbe stato massacrato da qualcuno dei compagni di presenti. E comunque siamo all'inizio degli anni Ottanta, quel momento, la Polonia, Jaruzelski, il colpo di Stato e così via, poteva essere anche quella un'occasione che in parte è stata persa nell'affrontare fino in fondo e nel fare fino in fondo i conti con quella esperienza. E questa è la parte che riguarda appunto la riconsiderazione sulla storia e sul perché Occhetto giustamente rivendica il valore della svolta che ha proposto e impresso al partito in quel momento. C'è poi la parte in cui lui affronta invece, in conclusione del libro, la parte che riguarda la prospettiva, il futuro, quello che si potrebbe fare perché la sinistra ritrovi le proprie ragioni d'essere e sia in grado appunto di uscire da questo cono d'ombra. Io qui ne voglio sottolineare uno solo che mi pare particolarmente importante e di piena attualità oggi, che è quello della sovranità, che è quello del ritrovare su un piano che è quello dell'Unione Europea, dell'Europa in generale, l'ambito dentro il quale una sinistra rigenerata, una sinistra rinnovata può ritrovare le ragioni del proprio essere, non chiudersi dentro un ambito strettamente nazionalistico, localistico, che può alimentare, come di fatto sta alimentando, le torsioni più reazionarie, che vanno sotto, diciamo, l'etichetta generica di populismo, ma che in realtà nascondono fenomeni molto più radicati anche nella coscienza del popolo italiano, e muoversi invece su un ambito che è quello del rinnovamento, questa dimensione europea, che è l'ambito dentro il quale appunto una sinistra può ritrovare le proprie ragioni d'essere e le motivazioni per ricostruire la propria unità, unità che non può che essere un'unità di diversi, perché oggi come oggi è difficile pensare che si possa ricostruire una unità organizzativa della sinistra. Sarebbe già quasi un miracolo se noi riuscissimo a ricostruire una unità di ideali, di prospettive politiche della sinistra, ciascuno con le proprie peculiarità, le proprie forme organizzate, i propri modi d'essere e così via, ma dentro una ricomposizione quantomeno di un orizzonte nel quale ci possiamo riconoscere, verso il quale tendere. E dopodiché, se questo processo si avviasse, è chiaro che anche le forme organizzative verrebbero di conseguenza, sarebbe più facile. In realtà tutti i tentativi fatti finora hanno, diciamo, ribaltato, non si è partiti dalle idee per costruire l'unità, ma dall'unità fittizia di gruppi dirigenti, di elite, di corpi separati, con l'illusione che assemblando le sigle si costruisce qualcosa di più ampio, di più articolato. E in questo senso appunto il libro di Occhetto, alla fine, la sua riflessione va in una direzione che io trovo appunto condivisibile, che incita, spinge, stimola a muoversi appunto in una direzione del tutto rinnovata. Ultima considerazione riguarda il fatto che però appunto questo patrimonio ideale che va ricostruito deve partire da una capacità critica, la necessità di possedere un pensiero critico, una capacità di interpretare criticamente il presente, di ritornare alla lezione originaria di Marx e di Gramsci, che non sono né il marxismo, né il leninismo, né lo stalinismo, appunto, che sono i cascami. Stalin non è dentro Marx, non è, diciamo così, frutto, figlio dell'elaborazione del pensiero di Marx, siamo su due piani di lei, quindi ritornare a Marx significa anche in questo senso superare tutte le aporie
del marxismo-leninismo che ci hanno in qualche modo intossicato per troppo tempo. Ritrovare le ragioni ideali significa appunto pensiero critico e significa un approccio non subalterno al pensiero dominante, quindi la capacità di cogliere le contraddizioni che sono dentro il tempo presente. In questo senso Occhetto fa un'osservazione giusta rispetto alla, alla crisi del 2008, quando dice che è stata interpretata prevalentemente, se non esclusivamente, come crisi finanziaria, quando in realtà era una crisi sistemica, rispetto alla quale però la sinistra non è stata capace di contrapporre un'alternativa di società, di progetto, di economia. Le spinte che vengono, e finisco con questa osservazione marginale, ma le spinte che vengono oggi, ad esempio dai giovani, intorno ai temi del clima, per quanto possono essere confuse, interpretate come, come vogliamo, però colgono un elemento della, critico, nel senso che poi alla fine, se, se uno va a scavare, come dovremmo fare tutti, dietro le cause che producono certi effetti sul piano climatico, arriviamo al modello di sviluppo, al tipo di industrialismo, al tipo di società che è stata costruita dal capitalismo internazionale in tutti questi decenni. E quindi, se si vuole essere radicali, quindi andare alla radice dei problemi, bisogna arrivare lì, quindi si può partire anche da una questione marginale o che apparentemente è marginale, come quella sollevata dai giovani nelle, in queste settimane nelle loro manifestazioni, per in realtà arrivare a un nocciolo di questioni che riguardano il futuro di tutti noi. Quindi io ringrazio Occhetto perché ha fatto questo sforzo, immagino non semplice, ma credo l'abbia fatto con lo spirito che ha animato un po' tutta la sua militanza nel Partito Comunista, lo spirito. Io ricordo un suo comizio quando annunciò che i giovani della FGC erano pronti ad andare in Vietnam per affiancare gli innamiti nella loro battaglia contro gli americani, e io ero pronto a iscrivermi a quelle brigate internazionali.